Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Zeffo e oggi vi parlerò proprio del nostro canale. Sì, in effetti fa strano anche a me usare questo tipo di introduzione su questo canale. Allora ricominciamo. Ciao a tutti belli e brutti e bentornati sul canale dell'ignoranza. Ecco, così va meglio. Ma ora passiamo immediatamente alla domanda che vi starete sicuramente facendo. Perché non abbiamo caricato video in 2 mesi e ora ce ne usciamo con un video del genere? Tranquilli, sto facendo questo video apposta per spiegarvelo. E già che ci siamo, parleremo non solo di questo canale, ma anche di quell'altro, perché le cose si collegano più o meno. Quindi, due piccioni con una fava. Ottimo, direi. Comunque, non so quanto durerà questo video, ma vi prego di una cosa. Guardatelo tutto, perché è un video veramente importante. Probabilmente il video più importante del canale, e ci teniamo che sappiate tutto, perché questo video lo stiamo facendo principalmente perché vi dobbiamo delle spiegazioni e soprattutto non vogliamo mai più tornare su questi argomenti in futuro. Quindi state bene attenti perché non ne parleremo mai più. Tra l'altro risponderemo in questo video anche a delle domande che avete fatto su Telegram, perché appunto ne erano inerenti e quindi perché non rispondere anche alle vostre domande. Il gruppo Telegram comunque è aperto a tutti, lo trovate come al solito in descrizione. Se vi state chiedendo perché sia solo io a fare questo video, beh, diciamo che è un po' un casino trovarci tutti e due e soprattutto Paco è ancora più impegnato di me ultimamente. Però tenete presente che quello che vi dirò io è frutto di discussioni che durano appunto da 2 mesi con lui e quindi quello che dico io vale anche per lui. Quindi, ciancia alle bande e diamo inizio alla distruzione dei vostri sogni, praticamente, perché da adesso nulla sarà più come prima. Dunque, tanto per cominciare, penso sia arrivato il momento di dirvi le cose come stanno anche sulle nostre Acrom, perché sappiamo che buona parte di voi è iscritta solamente perché vuole vedere aggiornamenti delle Acrom, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Penumbra è morta, ufficiale, perché l'hacking, lo abbiamo sempre detto in tanti video, è un hobby non da guadagno, e con guadagno non intendo soldi, ma guadagno in senso lato, cioè magari farsi conoscere da gente, che non so, non è come un gioco indie che magari è fatto bene, la gente ne parla e magari ottieni più visibilità. No, è una Chrome, è un fan made, quindi capite, non è che sia questa gran cosa, cioè non è neanche fatto con RPG Maker, quindi comunque non temete per Channel's Quest, quella lì andrà avanti finché riusciremo a portarla avanti, perché è molto meno difficile da proseguire rispetto a Penumbra, è un progetto molto tranquillo, roba da tempo perso proprio, quindi è anche divertente farla, andrà avanti finché appunto potremo. Continueremo comunque, quando ne avremo, a portarvi degli aggiornamenti sia sul canale che sulla pagina. È meglio che ci seguiate sulla pagina che non qua, perché magari, non so, abbiamo uno screen da farvi vedere, non lo mettiamo in un video sul canale, lo mettiamo in pagina. Però una volta finita anche Channel's Quest, fine, finito, non ce n'è più. Basta. Quindi, se siete qui solamente per le nostre hack, beh, potete anche andarvene, cioè mi dispiace. Tenevate a vederle finite, mi dispiace, ma la vita è così. Man mano che si va avanti, il tempo diminuisce, anche solo per dedicarne a se stessi. Abbiamo tante cose da fare, università, scuola, vita, lavoro, si spera, tra poco. Quindi già stare qua sul canale ci porta via parecchio tempo, anche quell'altro ce ne porta molto di più rispetto che questo. Certo, molti di voi vanno ancora a scuola, quindi magari non riusciranno a realizzare bene questo concetto, però purtroppo la vita è così e se ne accorgeranno. Spero riusciate comunque a capirci. E già che ci siamo, anche per quanto riguarda l'hacking in generale che trattiamo sul canale, che siano Acrom piuttosto che altri video del genere, può essere anche noi ora che già abbiamo del tutto droppato, e fa la stessa fine, perché innanzitutto il canale non è nato per l'hacking. Quando l'aprimo nel 2012 era proprio l'ultima cosa
che avremmo pensato, anche perché non avremmo mai pensato che ci avrebbe portato a 1.000 iscritti. Ok, sono 1.000 iscritti, però ai tempi non pensavamo nemmeno di arrivarne a 10 tra account di mamma, papà e ai nostri multi account. Però, nel senso, è stato divertente fino a un certo punto. Poi, penso l'abbiate capito anche voi, è stato veramente un parto portarlo avanti e fare finta che fosse divertente, perché non è divertente. Gli ultimi video, a partire da metà di Avventura Fento, sono stati fatti veramente soffrendo. L'abbiamo sempre detto che avremmo ridotto l'hacking per questo motivo, noi non l'abbiamo detto questo, però era per evitare che succedesse il tracollo definitivo. Purtroppo speravamo che fosse una cosa temporanea, non lo è. Perché trattare solo una cosa ci dà fastidio. E non tanto perché è solo quella cosa, ma è perché è sempre la stessa cosa. Ogni hack brutta ha le stesse cose, stessi difetti, stessi problemi. Quindi, dopo che ne vedi una, due, tre, fai anche ridere, la quarta fa già meno ridere, la quinta non fa più ridere. E se non fanno ridere a noi quei video, figuriamoci a voi. Quindi, che senso ha portare avanti questo format? Mi ricollego a una domanda che ci avete fatto. Cosa ne pensiamo del canale e soprattutto di come sta andando? Una bella merda, tanto per essere fini, perché non troviamo difficile, veramente, quasi una sofferenza, doverci mettere davanti allo schermo, andare a cercare qualche hack fatta male per deriderla quando sappiamo già che tanto non ha bisogno di essere registrata, fa schifo e basta, non fa più ridere nemmeno noi. Poi c'è anche il discorso che se prima eravamo solamente noi a portare a Chrome in Italia, o comunque portarlo con una certa competenza, cioè competenza nel campo di hacking, già una parola grossa, però anche con un certo stile, un certo umorismo e via dicendo. Purtroppo non siamo più gli unici, lo fanno tanti altri che hanno molta più visibilità di noi, non ce l'abbiamo con loro per carità, però appunto non è più un nostro marchio, cioè se prima potevate etichettarci come quelli delle hack brutte, ora no, perché le fanno tanti altri, senza andare troppo fuori dall'argomento Pokémon. Però lo fanno già anche altri. Va bene così, cioè, non ci dà fastidio, non ci interessa nemmeno, se proprio volete saperlo. Poi c'è anche un altro fattore che in realtà è stato quello scatenante di tutto. Cioè, che se prima eravate interessati più o meno tutti, raggiungevamo livelli di visualizzazioni che non mi immaginavo nemmeno più degli iscritti, adesso non raggiungiamo nemmeno la metà di quello che facevamo a novembre, per dire, ottobre, e siamo in 1.100 e passa, cioè i video sono diminuiti e salgono gli iscritti, vabbè, perché naturalmente anche voi, magari c'entra anche YouTube che non vi fa arrivare i feed, però non siete più nemmeno interessati. E soprattutto dopo che io mi sono messo a elemosinare like per continuare una serie che voi mi avevate chiesto, scusatemi, no, non va bene. Non va bene per nulla perché si vede che proprio da voi non c'è questo interesse, quindi non ha senso che noi perdiamo tempo per fare una cosa che non vi interessa. Tanto vale magari ricominciare con qualcos'altro. Ricominciare con pochissime visualizzazioni, ma crescere e farvi interessare con quello che facciamo. Quindi penso sia una cosa che vada a influire in positivo per entrambi. Ma quindi, questo canale, com'era nato? Beh, era nato come bidone delle cazzate. Cioè, l'avevamo aperto con l'intenzione di buttarci replay di Pokémon Online, Nuzlocke, video stupidi di videogiochi a caso, gameplay buttati lì, anche clip di COD, perché ai tempi giocavamo a COD ancora, prima che diventasse
lo schifo che è. E comunque non andateveli a cercare questi video perché ci sono, ma li ho già privatizzati. Sono abbastanza imbarazzanti, quindi preferirei evitare brutti ricordi, capitemi un attimo. E noi vogliamo tornare più o meno a fare quello che facevamo all'inizio, semplicemente divertirci giocando. Questo canale è nato come valvola di sfogo dalla nostra vita quotidiana, un po' come hanno cominciato tutti più o meno. Cioè, mi metto davanti al computer, gioco, registro le mie cazzate, poi noi le montiamo, le editiamo un po' e le carichiamo su YouTube, perché così magari qualcun altro può ridere delle nostre cazzate, dei nostri fail e di tutto il resto. Vogliamo ricominciare così. Insomma, che schifo la miniserie di video che ogni tanto facciamo rappresenta esattamente quello che era il canale all'inizio. Quindi è probabile che torneremo a fare video del genere. Non so ancora con quale frequenza, perché come potete vedere ho avuto un bel da fare a sistemare la stanza, a risistemare proprio anche la mia vita, però vabbè. Poi c'è il discorso che andando all'università io ho un bel po' di esami da dare quest'estate, Paco ha i suoi perché ha la maturità e quindi sì, torneremo attivi ma non come prima per il momento, anche perché non sappiamo bene che cosa fare, ve lo dico subito. Sappiamo solamente che le hack vanno nel cestino per il momento, non è detto però che chiudiamo definitivamente i ponti con queste cose. Torneremo a farne di tanto in tanto, magari una ogni 2 o 3 mesi per dire. Cioè un video proprio così. Ma mettetevi l'anima in pace, non sarà più l'argomento principale del canale, perché il canale stesso non ne vuole uno. Tuttavia, per il momento continuerò a fare Jupiter finché avrà 50 like per episodio. E poi basta. Magari riprenderemo a fare uno Yorak, magari una volta ogni tanto, ma proprio ogni tanto, tanto, quando troviamo qualcosa di veramente divertente da portarvi, qualcosa di veramente degno di nota, perché uno Yorak in realtà era nata come rubrica sia per le hack brutte che quelle belle. Poi vabbè, come è andato a evolversi, non l'ho capito neanche io. Visto che l'ho detto all'inizio del video, parlerò brevemente del secondo, ne parleremo meglio in un altro quando ci saremo un po' riassestati, però state certi che non è per colpa del secondo canale. Anzi, il secondo canale, meno male che mi è venuta l'idea di farlo, perché stacca completamente format da questo, perché qua ci saranno solo gameplay, altri video cazzate, che in realtà ho già in mente e vedrete poi. Mentre invece il secondo è fatto unicamente per parlare, discutere, insomma è più un canale serio, però sempre fatto nel nostro modo. Quindi non sarà una rottura di coglioni, spero. Sarà una roba più sul ridere anche. Andate tranquilli, non chiudiamo i battenti, non ce ne andiamo, non nulla, non tranquilli. Tutto rimane esattamente come era, solamente che vogliamo prendere una boccata d'aria e sentirci anche realizzati con quello che facciamo, perché in questo momento non ci sentiamo realizzati. Quindi qui continueranno i vlog, come li ho sempre fatti, come li ho fatti finora, una volta al mese se sarà necessario, continuerà l'angolo degli acquisti, ma quello lì ogni tanto perché non è che compro ogni giorno. Video stupidi, poi i soliti gameplay. Magari non faremo sempre serie, magari video un po' buttati lì, però forse di tanto in tanto qualche serie su qualche gioco la facciamo, però per il momento eviterei. Ma torneremo attivi come prima, promesso. Poi per quanto riguarda contenuti più o meno costanti, Pokémon rimarrà perché veramente non ci avete chiesto, però non è per l'hacking che ci piace Pokémon, anzi,
Avevo 5 anni quando ho preso in mano il Game Boy con Pokémon Giallo, quindi da lì è partito tutto, poi la King è arrivato dopo. È stato un periodo, poi basta. Perché come tutte le cose, come molte cose, a un certo punto arriva il momento in cui bisogna proseguire e passare oltre. Quindi la settimana prossima ricominceremo a fare Smeraldo, quindi almeno un video alla settimana lo riusciamo a garantire. Da adesso, perché prima appunto non avevo possibilità di registrare. Magari se vi interessa posso farvi più avanti un tour del mini studio che sono riuscito a crearmi dopo tanto sangue e litigate con gente. Basta, la programmazione, tutto quanto rimane uguale a prima, cambia solamente qualcosa del primo canale. Per quanto riguarda il secondo nel dettaglio, ne parleremo in un altro video che non so quando farò uscire e quando registrerò perché non, adesso non ne ho proprio tempo. Già registrare questo è stato un bel macello. Voi comunque seguiteci sulla pagina perché molte delle informazioni le diamo prima lì perché è molto più semplice scrivere piuttosto che registrare e montare. Quindi statemi bene e noi ci vediamo mercoledì con Pokémon Smeraldo. Ciao! Ah già, da bravo idiota quale sono, mi sono dimenticato di dirvi la cosa più importante. Abbiamo intenzione di cambiare il nome di questo canale perché Mr. ZeffoGR fa cagare e ne abbiamo già pensato un altro. A breve dovrebbe diventare il cestino di Zeffo e Paco, perché appunto è il cestino dove buttiamo cose. E sinceramente a noi piace.